Allora, appena il professore è pronto, buonasera a tutti, cominciamo la lezione. Ciao, Professore, buonasera. ah, buonasera Gian Cristiano. Ok, allora direi che vuoi aspettare ancora qualche minuto o possiamo cominciare? No, per me possiamo cominciare. Ok, perfetto. Allora, beh sì, 18.01 direi che possiamo partire. Allora, questa lezione deve essere in presenza, però purtroppo, vabbè, vedremo il nostro caro professore da casa. Una piccola introduzione. Il professore Desiderio scrive per il Corriere della Sera, il giornale e La Ragione, quotidiano a noi caro perché diretto da Davide Giacalone. È autore di Vita intellettuale e affettiva di Benedetto Croce, che appunto nel 2014 ha vinto il premio Acquistoria. Insegna filosofia, storia al liceo, e per Rubbettino poi ha pubblicato numerosissimi libri, tra cui anche La scuola della libertà del merito che ho qui, che ha gentilmente curato una pubblicazione mia di un altro ricercatore, l'ha curata gentilmente il professor Desiderio, quindi non potevo non introdurre così, insomma, la sua presenza qui oggi, professore. Bene. Oggi poi è anche il 5 maggio, quindi cominciamo con questa nota un po', come dire, ehi fu Napoleone, e il libro parte proprio con una critica al modello napoleonico della scuola, quindi fatalità, abbiamo anche la tematica servita su un piatto d'argento, diciamo così. Professore, quando vuole lei può cominciare la sua lezione, 40 minuti circa, mezz'ora, quello che preferisce, poi quando... Se qualcuno ha qualche domanda, insomma, ben accetta volentieri. Va bene. Prego. Allora io inizierei col dire Sì. Aspetti che qui c'è. Eccolo che hanno fatto delle modifiche sul. Ecco, se mi mettete la schermata, questa qui, qua. sì, Perfetto. almeno ho l'impressione di parlare a qualcuno effettivamente, perché sennò si ha sempre l'impressione di parlare ad una stanza vuota e tutto diventa un poco più così artificioso. Prima di tutto chiedo scusa perché io sarei dovuto essere lì a Roma a Via della Conciliazione, ma purtroppo alla fine della storia del Covid mi sono beccato il Covid, l'ho scansato per circa 2 anni e passa, e alla fine, mai dire mai, ho partecipato ad un battesimo e oltre a battezzare la creatura, hanno battezzato anche a me, evidentemente. Che volete fare? Poi la seconda cosa è che non parlerei di lezione. Ecco, diciamo che non farò una lezione, tantomeno una lezione di liberalismo, perché la definizione stessa di lezione di liberalismo forse è una contraddizione in termini, probabilmente. Lo possiamo dire, visto che non ci sente il presidente Benedetto, forse. Non ci sente, confermo, non ci sente. L'argomento è quello che sapete, e cioè riguarda la scuola. Il titolo è La libertà della scuola e la scuola della libertà. Evidentemente, perché senza una scuola della libertà, cioè senza una consapevolezza della necessità che la scuola abbia origine e viva all'interno della libertà, cioè che abbia la libertà come mezzo e come fine, è difficile appunto poter e avere libertà della scuola, quale purtroppo non c'è appunto in Italia. Per citare un cattolico liberale come Don Luigi Sturzo, si può dire che gli italiani non saranno effettivamente liberi fino a quando non sarà libera la scuola. Si tratta di capire se gli italiani, o meglio ancora, all'interno delle
classi politiche italiane maturerà finalmente la consapevolezza di un passaggio ad una scuola che abbia dei fondamenti giuridici e istituzionali diversi rispetto a quelli che ha attualmente, e si possa passare finalmente da una scuola interamente di Stato e quindi da una scuola monopolistica al modello invece della scuola libera. Questa mezz'oretta che passeremo insieme, in cui dirò delle cose, avrà una caratteristica, come dire, teorica e una storica, sempre che la differenza sia effettivamente reale tra teoria e storia. Potremmo partire da alcune domande del tipo: che cosa è lo Stato? Che cosa è la scuola? Qual è il fondamento della matematica? Perché studiare il greco? Qual è il fondamento della critica letteraria? Ecco, sono tutte domande che non trovano una risposta da parte di, diciamo così, un commissario pubblico, come se a rispondere dovesse essere chi rappresenta lo Stato o il Parlamento o i partiti politici. Ma queste domande trovano la loro risposta unicamente in ambito, diciamo così, in maniera generale, senza entrare nel particolare, in ambito culturale. E quindi Stato e cultura si manifestano da subito come due attività umane che sono tra di loro quasi in opposizione, sicuramente due attività umane diverse, che hanno bisogno l'una dell'altra, perché la cultura senza la politica o senza lo Stato sarebbe vuota, e perché lo Stato e la politica senza la cultura sarebbero acefale, cieche, no? Tanto per citare un luogo che veniva usato, la Croce, che lo riprendeva dalla critica della ragion pura di Kant. Il modo migliore probabilmente per affrontare il problema della scuola in Italia è quello di raccontare rapidamente la storia della scuola italiana, che coincide con la storia dello Stato italiano. E possiamo, per nostra comodità e per esposizione, anche dividere il periodo della storia della scuola italiana in tre epoche, o in tre periodi, appunto. Il primo è quello che va dalla nascita dello Stato italiano, quindi 1860-1861, fino al 1923, quando cioè viene varata la fondamentale, importante riforma Gentile. Il secondo periodo è quello che va dal 1923 fino al 1969, quando cioè la scuola di Giovanni Gentile viene smontata pezzo per pezzo. Il terzo periodo è quello che va dal 1969 fino ai giorni della pandemia. Da quel momento in poi possiamo dire che si entra in una nuova fase della storia della scuola italiana, che io ho definito il momento della nascita della post-scuola,
cioè di una storia che viene dopo l'esaurimento completo della storia della scuola classica. Il primo periodo, 1860-1923, è il periodo della costruzione della scuola italiana. Il secondo periodo, 1923-1969, è il periodo della sistemazione della scuola italiana. Il terzo periodo, 1969, fino ad arrivare ai nostri giorni, è il tempo della progressiva distruzione della scuola italiana. Il primo periodo è quello della costruzione, probabilmente anche il periodo più importante, perché è il periodo in cui la scuola italiana nasce, in cui la scuola italiana viene fondata, e nasce e viene fondata con delle caratteristiche specifiche che poi ne determineranno la storia successiva, nel bene e nel male. Le caratteristiche sono quelle che, se ho capito bene, alle quali prima, se ho capito bene, prima accennava Ottavia Munari, cioè quando parlava di Napoleone sostanzialmente. Perché la scuola italiana, piuttosto che essere, lo è sicuramente, ma piuttosto che essere soltanto una sorta di allargamento della scuola vigente nel Regno di Sardegna, cioè nel Piemonte, al resto dell'Italia, è la adozione del modello della scuola napoleonica che viene estesa a tutta la scuola, a tutto il territorio nazionale. Noi sappiamo come nasce, qual è la caratteristica del Risorgimento italiano. Il Risorgimento italiano ha una caratteristica fondamentale, che è quello che viene fatto non con la Chiesa, ma contro la Chiesa. Così, quando nasce lo Stato italiano, le classi dirigenti che hanno perseguito e raggiunto l'obiettivo dell'unità nazionale si trovano in una strana situazione. Ed è la situazione in cui quello Stato non ha una scuola. E uno Stato moderno, così come ha necessità evidentemente di avere un esercito e di avere una burocrazia, ha anche necessità di avere una scuola. Lo Stato italiano la scuola non ce l'ha, perché la scuola in Italia in quel tempo era la Chiesa. Esisteva un monopolio dell'istruzione, dell'educazione, insomma un monopolio scolastico, e quel monopolio era nelle mani della Chiesa. La figura predominante dell'insegnante era quella del prete. E dunque fu quasi gioco forza che il neonato Stato italiano ricorresse per la fondazione del sistema dell'istruzione a sua volta al monopolio statale dell'istruzione. Dico quasi, perché in realtà all'interno dei liberali vi era un filone che aveva idee diverse e che espresse la propria perplessità critica nei riguardi delle scelte che vennero fatte dai primi ministri. In particolare ci fu chi pose la questione della libertà di scelta dell'insegnante, ponendo la questione in maniera molto netta. In sostanza, in questi termini,
Oggi governiamo noi e possiamo scegliere quelli che sono gli insegnanti, i professori migliori e più adatti allo svolgimento dell'istruzione e dell'educazione. Ma domani non governeremo noi. E questa scelta non è di per sé garantita. La critica veniva appunto da ambito liberale, però di fronte a quella che era l'esigenza da parte dello Stato di avere un vero, un effettivo sistema dell'istruzione da contrapporre a quello della scuola sostanzialmente dei preti, insomma questa posizione si rivelò debole. E la scuola privata italiana, che pure esisteva, venne ripresa all'interno della storia, all'interno della costruzione dello Stato italiano. Diciamo che tutte le scuole private, in particolare si può fare riferimento alla nobile tradizione delle scuole private napoletane, venne sacrificata per la costruzione della scuola italiana. E così la scuola italiana nasce come scuola di Stato. Questa sua qualità, questa sua caratteristica ne determinerà anche il futuro. Il primo mezzo secolo e più del primo mezzo secolo dell'Unità d'Italia viene dedicato appunto alla costruzione della scuola di Stato. Con Giovanni Gentile al governo, che era stato preceduto già dal Ministero di Benedetto Croce, si avvierà quella che si chiamerà la riforma della scuola, appunto, di Giovanni Gentile. La riforma della scuola di Giovanni Gentile avrà come caratteristica quella della creazione di una scuola che ha come suo obiettivo la formazione della classe dirigente. Quindi se la scuola precedente, il periodo precedente... Dove vado a tirare fuori l'audio? Se il periodo precedente è quello della costruzione, il secondo periodo è quello della sistemazione, dove l'esigenza principale è avere una scuola che ha come suo obiettivo la formazione della classe dirigente. Ed è questa la funzione che svolge il sistema scolastico gentiliano, che a grandi linee, adesso senza entrare nel particolare, a grandi linee si basava su due canali, possiamo dire così. Un canale era quello che attraverso la frequentazione del liceo, al liceo scientifico, al liceo classico, conduceva all'università. E l'altro invece, attraverso la frequenza o del magistero o delle scuole professionali, forniva un titolo di studio, possiamo dire, finito, completo, e non conduceva al proseguimento degli studi ulteriori, cioè degli studi accademici, degli studi dell'università. Questo tipo di scuola, appunto, passa alla storia come scuola che ha come scopo la formazione della classe dirigente. Nel 1923, però, viene varata anche un'altra riforma, che è quella appunto del titolo di studio, cioè del valore del diploma, del valore del
cosiddetto pezzo di carta, attraverso il quale lo Stato riconosce tutta una serie di figure professionali. Cosa che non accadeva prima. Cioè, prima, pur esistendo il primato della scuola di Stato, non vi era però il valore legale del titolo di studio. Nel periodo della scuola gentiliana, cioè dal 1923 al 1969, che, come si può capire, ricopre per forza di cose tanto il periodo del regime autoritario fascista quanto un periodo non breve della storia repubblicana, ecco, in questo lasso di tempo, pur esistendo il valore legale del titolo di studio, questo lasso di tempo però il valore legale del titolo di studio ha un utilizzo, se vogliamo, di natura indiretta e non di natura diretta, di natura indiretta. Nel senso che proprio la struttura della scuola gentiliana, come era concepita, e cioè quella, diciamo così, del doppio canale, cioè la frequenza delle scuole che conducono al liceo e quindi poi all'università, e invece la frequenza delle altre scuole, chiamiamole professionali, è di per sé una forma di selezione della frequenza della scuola, e la scuola è una sorta di prerequisito per accedere poi agli studi superiori, cioè quelli accademici. Quindi, nella sostanza, il valore del diploma, che già all'epoca venne messo sotto esame e venne criticato dalla lungimiranza di Luigi Einaudi, però in questo tempo, in questa struttura, conserva ancora un valore culturale, un valore accademico. Quel valore culturale, quel valore accademico, invece, che viene a perdere nell'anno fatidico del 1969. Perché in quell'anno, nel 69, che cosa accade? Dall'inizio dell'anno alla fine dell'anno vengono fatte una serie di riforme, adesso i nomi dei ministri non li ricordo tutti, il primo dovrebbe essere Fiorentino Sullo, democristiano, prima della generazione di De Mita in Irpinia, i quali che cosa fanno? Tolgono tutta una serie di esami che esistevano nell'ambito della scuola così concepita dalla riforma di Gentile. Ad esempio, in quella scuola esisteva l'esame cosiddetto di passaggio, cioè alla fine del ginnasio si sosteneva un esame per poter accedere agli studi liceali. Così come viene riformato lo stesso esame conclusivo, quello cioè che si chiama esame di Stato, esame di maturità, che passa dal modo in cui era stato concepito dalla riforma di Gentile, cioè si portavano all'esame tutte le materie, si faceva un esame completo, viene completamente riformato e verrà enormemente facilitato, perché si portavano poi soltanto due materie. Probabilmente qualcuno di voi ha sostenuto questo esame, anche io ho sostenuto ad esempio questo esame, cioè quello che si portavano soltanto due materie, e se non mi sbaglio una delle due materie poteva anche essere direttamente scelta dal candidato, o se non poteva essere scelta dal candidato era comunque una scelta che gli veniva poi attribuita dalla stessa commissione, i cosiddetti commissari interni. E poi la terza riforma fondamentale fu quella
che passa alla storia nella sostanza come la liberalizzazione dell'accesso all'università, cioè il famoso doppio canale che esisteva nella scuola gentiliana, cioè la frequenza del liceo che conduce allo studio accademico, agli studi accademici, e gli altri insegnamenti invece che non conducono all'università, ecco, viene di fatto tolta, viene abolita, e quindi vi è una liberalizzazione per l'accesso agli studi superiori, cioè all'università. Quindi ne consegue che chiunque, avendo frequentato qualunque tipo di scuola, poteva poi iscriversi a qualunque tipo di università. In sostanza, come accade oggi. Come accade oggi, né più né meno. Quindi nel 1969 possiamo dire che viene effettivamente la scuola, come era stata concepita, disegnata da Gentile, da Croce, viene sostanzialmente smontata, smantellata pezzo per pezzo. Naturalmente non vi è nell'ambito della storia italiana una degenerazione, come dire, immediata, no? Ma questo per un motivo semplice, perché essendo la scuola fatta dagli uomini, siccome gli uomini e le donne rimangono le stesse, no? Pure in un sistema modificato, comunque rimane in piedi una tradizione di insegnanti e una tradizione di insegnamento, che nel tempo però all'interno di un sistema diverso, no? Quell'insegnamento incomincia appunto a cambiare e a degenerare. Ecco perché il terzo periodo, che è un periodo molto lungo, perché stiamo parlando praticamente di oltre mezzo secolo, di 50 anni, coincide progressivamente con la distruzione della scuola italiana. Intendo dire distruzione non nel significato morale del termine, ma nel significato tecnico del termine, nel senso che ad un sistema scolastico non viene sostituito un nuovo sistema scolastico. Cioè, in quel passaggio che avviene ovunque in Europa e nel mondo occidentale, dalla scuola, diciamo così, di elite o variamente organizzata ad una scuola di massa, no? In questo passaggio che avviene ovunque, e in Italia questo passaggio avviene soltanto attraverso questa forma di liberazione, ma non costruendo una nuova scuola. Questo è il punto. Non costruendo una nuova scuola. Tant'è vero che la scuola che andava nella sostanza rivista in quegli anni era soprattutto la scuola superiore di secondo grado, perché ad esempio quella che noi chiamiamo ancora oggi la scuola media, no? E che oggi si cerca di capire come cambiarla, ecco, quella scuola media era stata introdotta appena 10 anni prima, cioè nel 1962. Quindi si trattava di intervenire nella scuola superiore di secondo grado. Ma i partiti politici, tutti i partiti politici, presentando a più riprese decine e decine di proposte di riforma di quella scuola, non portarono mai in porto questa riforma. E quindi quella scuola di fatto non è stata mai riformata, se non apportando questa o quella modifica, il più delle volte sperimentale, che poi è finita per diventare invece definitiva, no? Come accade spesso in Italia. Tutto ciò che è provvisorio, diceva, se non mi sbaglio, la Buonanima di Prezzolini, tutto ciò che è provvisorio è destinato invece in Italia a diventare
definitivi. Però in questo passaggio che si verifica dal 1969 al 1970, diciamo così, mettiamo due date diverse tanto per individuare il passaggio, 69-70, avviene qualche cosa che è ancora più importante delle stesse riforme che vengono apportate al sistema gentiliano dell'istruzione. E che cos'è? È questo, che quel valore legale del titolo di studio, che nella scuola gentiliana aveva ancora una sua funzione indiretta, quindi riuscendo ancora a conservarsi al titolo di studio un valore meramente culturale e accademico, nel passaggio invece quel valore legale del titolo di studio non avrà più un valore meramente culturale accademico, cioè quello che effettivamente deve avere, ma diventa invece, racchiude invece in sé tutto quanto il valore della scuola, tutto il valore della scuola, e quel diploma diventa una sorta di scatola nera della scuola italiana, o se volete una sorta di pilota automatico della scuola italiana, cioè è una specie di ministro nascosto della scuola italiana che guida la scuola italiana indipendentemente da tutti i tentativi di riforma che vi si vogliono apportare. Non solo. Alla fine degli anni Ottanta e all'inizio degli anni 90, adesso le date precise non le ricordo bene, ma dovrebbero essere 1989-1990, vengono approvate delle altre riforme in ambito scolastico e in ambito amministrativo, in cui si cerca di stringere ancora di più il rapporto tra il curriculum di studi, il titolo di studio conseguito e le mansioni professionali da svolgere, tanto in ambito impiegatizio, statale, amministrativo, quanto in ambito addirittura aziendale. Naturalmente questo tentativo di stringere ancora di più questo legame è destinato a fallire, come notava Sabino Cassese in un suo scritto. Dice Sabino Cassese: fortunatamente non trova applicazione. In realtà non trova applicazione per un motivo semplice, perché la realtà dei fatti si ribella alla pretesa che il pezzo di carta possa avere un valore più importante della stessa realtà nella quale deve essere applicato. Lo stesso Sabino Cassese aggiunge una specificazione e dice: ecco perché ho ricordato che il periodo della scuola gentiliana ricopre tanto il periodo del regime fascista quanto una parte non piccola della storia repubblicana. Cassese aggiunge che ne nasce un curioso paradosso, e cioè che la scuola del regime fascista era più liberale della scuola in epoca repubblicana.
queste sono cose che, ripeto, dice Cassese addirittura. Ma Cassese sta appunto a, vuole sottolineare appunto questo uso distorto del titolo del valore legale. Allora, stando così le cose, si capisce che ciò che è più importante nella storia della scuola italiana è appunto mettere mano alla riforma del valore legale del titolo di studio, del titolo di studio. È la prima volta che si giunge a questa consapevolezza? No, non è la prima volta, ci mancherebbe altro. Non solo perché Luigi Einaudi aveva messo tutti quanti sull'avviso che non bisognava confondere quelle che erano le esigenze statali dell'amministrazione scolastica con la libertà degli studi, e quindi non solo votò contro nell'Assemblea Costituente al famoso articolo 33 della Costituzione, ma mise tutti quanti sull'avviso appunto dall'usare l'esame di Stato come modo per guidare e amministrare la scuola. Ma non è la prima volta che si raggiunge questa consapevolezza, anche perché proprio dopo qualche anno, il 1969, e in particolare nel 1974, Salvatore Valitutti, che da questo punto di vista è sicuramente il maggior allievo di Luigi Einaudi, pubblicò un libro che si intitolava Scuola e libertà. Non so se voi adesso siete lì nella Fondazione Einaudi o se c'è qualcuno lì che mi sta ascoltando dalla Fondazione Einaudi. Lo dico per curiosità, è un libro che si trova proprio lì in quel salone della Fondazione Einaudi, guardando che lo schermo. Che il professore quando l'ha visto ha sgranato gli occhi subito. Quel libro che, guardando lo schermo sulla destra, quel libro Scuola e Libertà, che ripeto è datato 1974, mette al centro della conoscenza della storia della scuola italiana e della necessità di intervenire per riformare la scuola italiana proprio questa esigenza, cioè quella di abolire o ancor meglio svalutare il valore legale del titolo di studio. Ora, che cosa significa questa cosa? Valitutti, all'inizio degli anni 70, parlava di due sistemi scolastici, il sistema appunto della scuola di Stato e il sistema della scuola libera. E riteneva che i tempi, bontà sua, fossero maturi per passare dal primo modello al secondo modello. Ora, che cosa significa passare dal modello della scuola di Stato al modello della scuola libera? Significa forse eliminare la scuola di Stato? O eliminare, come si dice, la scuola pubblica, che poi significa soltanto scuola gestita dallo Stato? Significa questo? Ma no, assolutamente. Significa invece allargare il concetto di scuola, offrire una maggiore possibilità di insegnamento e di educazione. In altre parole, mentre il modello della scuola di Stato esclude il modello della scuola libera, il modello della scuola libera invece non esclude il modello della scuola di Stato, ma lo accoglie, lo accetta. Quindi non si tratta di eliminare, ma si tratta di aggiungere. Non solo, ma il modello della scuola libera
fa sì che la stessa scuola di Stato si possa sgravare, cioè liberare da un peso eccessivo che grava sulle proprie spalle. E liberandosi da un peso eccessivo che grava sulle proprie spalle, sia dal punto di vista finanziario, sia dal punto di vista didattico, sia dal punto di vista amministrativo, consente allo Stato di poter svolgere quella che è la sua funzione primaria nell'ambito della scuola, dell'istruzione e dell'educazione, ossia quella di garantire il diritto allo studio. Laddove invece oggi noi sappiamo che il diritto allo studio non è garantito a tutti. I livelli di dispersione scolastica sono enormi nel sistema dell'istruzione che c'è in Italia, enormi. Valitutti spiegava molto bene che cosa volesse dire, che cosa vuol dire abolire o svalutare il valore legale dei titoli di studio. Significa, dice Valitutti, capovolgere il sistema. Capovolgerlo. Oggi il sistema in che modo funziona? Funziona con quelli che sono i cosiddetti esami di licenza, oppure esami di uscita. Dice Valitutti, per capovolgere questo sistema bisogna sostituire gli esami di licenza, cioè gli esami in uscita, con gli esami di ammissione, cioè gli esami in entrata. Che cosa significa? Prima di tutto significa questo, che quando si vuole riformare una scuola non c'è nulla da inventare al mondo, bisogna mettere mano agli esami. Riformare una scuola significa solo questo, mettere mano agli esami. Chi non mette mano agli esami vuol dire o che non sa che per riformare una scuola bisogna toccare quello, oppure che non vuol riformare una scuola. Primo punto. Secondo punto. Che cosa significa che una scuola si basa sugli esami di licenza o sugli esami in uscita? Significa che si frequenta una scuola che alla fine di un ciclo scolastico si fa un esame e che alla fine di quell'esame viene rilasciato un diploma, un certificato che ha un valore appunto pratico legale. Un valore pratico legale che significa che lo puoi spendere o in ambito accademico e in ambito scolastico, cioè per accedere all'interno di un'altra scuola di livello diverso, oppure lo puoi spendere sul piano professionale. Questo significa. Questo sistema deve essere capovolto, cioè non più esami di licenza o di uscita, ma esami di ammissione e di ingresso. Cioè, per accedere ad una scuola bisogna sostenere degli esami. Bisogna sostenere degli esami. Quindi, facendo un esempio concreto, oggi gli esami di licenza nell'ambito del sistema scolastico italiano sono due: la licenza media e la licenza della scuola superiore. Questi due esami di licenza non ci sarebbero più. Finita la scuola media, non ci sarebbe nessun esame di licenza della scuola media. Nulla. La scuola finisce. Ma per iscriversi ad una scuola superiore bisogna sostenere un esame. Cioè, per entrare in una scuola e per studiare in una scuola bisogna superare un esame. In questo modo la scuola è scelta da chi la vuole frequentare e allo stesso modo quella scuola
sceglie, valuta, verifica se chi ritiene di volerla frequentare ha i requisiti per poterla frequentare. Allo stesso modo, alla fine dell'altro ciclo scolastico, cioè quello della scuola superiore, non ci sarebbe più il cosiddetto esame di maturità o esame di Stato. E questo, converrete con me, sarebbe anche un grande progresso proprio di natura culturale nazionale, perché non ci sarebbe più quello psicodramma nazionale che va in scena ogni anno tra giugno e luglio, quando ci informano sui vari esami, le prove che devono essere sostenute, e poi ci vengono a dire che il 99,9% dei candidati è stato promosso. Quindi tutta quanta la scuola si regge su quell'unico soggetto che è una specie di eroe nazionale che è stato bocciato e che prima o poi io vorrei conoscere, perché tutto si regge su quell'unica persona che è stata bocciata praticamente. Quindi questo esame di Stato, esame di maturità, non ci sarebbe più. La scuola finirebbe. La scuola finisce. Finisce. Ma per entrare all'università, cioè gli studi superiori, bisogna sostenere uno o più esami. Uno o più esami per entrare. Uno o più esami per poter incominciare a studiare in quei vari indirizzi, in quelle diverse facoltà. E quindi non c'è più un titolo di studio che abbia un valore legale e che abbia una sua spendibilità pratica. Non c'è più. Non c'è più. Questo che cosa fa? Che cosa accade con questo capovolgimento del sistema scolastico? Che cosa accade? Ma accade una cosa che dovrebbe risaltare alla vostra attenzione, e cioè che quello che noi chiamiamo diploma dal valore legale è qualcosa che effettivamente io, se voglio, posso regalare. È qualcosa che, se io voglio e incontro la disponibilità di qualcun altro, posso acquistare. È qualcosa che io posso distribuire. Ma se questo diploma, il pezzo di carta, come si dice, non c'è più, non ho questa disponibilità in mano, viene meno questa che potremmo addirittura chiamare merce di scambio. Non c'è più. E il valore della scuola recupera tutto quanto il suo significato, la sua essenza. Perché quello che si chiama insegnamento e apprendimento, e non c'è l'uno senza l'altro, riacquista immediatamente tutto quanto il suo valore. La cultura, l'insegnamento, l'apprendimento non sono cose che si possono distribuire o che si possono regalare o che si possono comprare. Si possono soltanto conquistare e basta. Si possono solo conquistare. Quindi, togliendo quel valore pratico legale del titolo di studio, al centro si rimette immediatamente la scuola, cioè la scuola acquista subito di nuovo valore, di nuovo valore. Addirittura è così forte il significato di questa cosa che ha una diretta incidenza con quello che è il, come dire, il senso stesso del lavoro scolastico, perché va ad incidere nel rapporto tra alunno e insegnante, perché a quel punto il valore della scuola non è più nel possesso del diploma, ma nella necessità, nel bisogno, nell'insegnamento di apprendere ciò di cui ho bisogno per poter poi successivamente conseguire degli esami e superarli.
E immediatamente viene recuperata questa cosa. Subito. Ciò che vigeva all'interno del sistema della scuola gentiliana attraverso il semivalore legale del titolo di studio viene subito recuperato. Viene recuperato. E al centro viene posto di nuovo un'altra volta la scuola. Noi, io credo un po' tutti coloro che hanno avuto a che fare con la scuola, e tutti abbiamo avuto a che fare con la scuola, no? Sanno bene tutta la retorica che si dice che al centro bisogna mettere l'alunno, che al centro bisogna mettere lo studente. Ma sono formule retoriche vuote. Sono formule retoriche vuote. Perché al centro della scuola bisogna mettere la scuola stessa, cioè l'insegnamento, cioè il rapporto tra l'insegnante e lo studente, tra gli insegnanti e gli studenti. E questo rapporto lo posso mettere al centro soltanto se io ridò nuovamente valore alla scuola. Se non ridò valore alla scuola, non ci sono santi. Se ne viene fuori. Per completare, aggiungiamo che, così come non avrebbe un valore pratico legale il diploma della scuola, non avrebbe un valore pratico legale nemmeno il titolo di laurea. Nemmeno il titolo di laurea. Cioè il dottore in ritornerebbe effettivamente ad essere dottore in e non sarebbe invece né da un punto di vista concettuale, cioè non si pretenderebbe nemmeno che debba essere non dottore in ingegneria, ma ingegnere direttamente. Che non sia dottore in giurisprudenza, ma avvocato direttamente. Non si pretenderebbe più una cosa del genere e non lo sarebbe nemmeno di fatto. Oggi invece accade esattamente questo. Naturalmente mi rendo conto che sto anche un po' forzando il discorso, me ne rendo conto. Però se consideriamo che alcuni titoli di laurea hanno inglobato in sé anche l'abilitazione alla professione, e se consideriamo che il cosiddetto esame di Stato svolto dalle categorie professionali è di fatto una cosa fatta all'italiana, allora ci rendiamo conto che l'idea è esattamente quella che dal titolo di studio finito, cioè quello più alto, cioè quello accademico, quello universitario, se ne debba anche ricavare, quasi come se fosse una sorta di equazione matematica, anche l'autorevolezza professionale, cioè la professione. Quindi noi riteniamo che al titolo di studio equivalga la professione, il che naturalmente voi lo sapete meglio di me, lo sapete per l'esperienza della vostra vita, non è così. Non è così. E viva Dio non è così. Viva Dio non è così. Perché quella autorevolezza professionale e quella capacità di esercitare una professione non possono scaturire da nessun certificato, ma sono soltanto, ancora una volta, la conquista sul campo dell'esercizio della professione, che evidentemente deve essere liberalizzata. Allora, perché alla fine del terzo ciclo io parlo di post scuola e dico che la storia della scuola italiana è sostanzialmente finita ed è iniziata un'altra cosa, una cosa diversa.
In realtà quella data la si potrebbe anche anticipare a prima, la si potrebbe anche collocare all'anno 2000, ad esempio, cioè quando viene varata la riforma che porta il nome di Luigi Berlinguer. La si potrebbe anche anticipare a quegli anni. Insomma, poi non è che sia tutta questa grande differenza collocarla nel 2000 o collocarla nel 2019-2020. Sta di fatto che ci troviamo di fronte effettivamente alla nascita di una fase nuova della scuola, dove coloro stessi che governano la scuola non si orientano più nell'ambito dell'amministrazione scolastica e hanno smarrito del tutto il senso che può avere e che è necessario che abbia, no? La scuola, che prima di essere un'esigenza dello Stato è un'esigenza della società, nel senso che la nostra vita moderna non è concepibile senza l'esistenza della scuola. La scuola di Gentile, perché è bene, nel caso in cui fosse nato un equivoco, è meglio dissiparlo. La scuola di Gentile era una scuola concepita per pochi, non per molti. Il suo scopo era la formazione della classe dirigente. Era concepita per pochi, non perché venissero trascurati molti, ma era concepita per pochi perché era un tempo in cui pochi avevano bisogno della scuola. Oggi invece noi ci troviamo in un tempo in cui non pochi, ma non solo molti, ma tutti hanno bisogno della scuola. Tutti. Ma a fronte di questa domanda enorme, cioè una domanda di massa che si ha nei confronti della scuola, lo Stato fornisce a tutti che hanno esigenze diverse la stessa risposta. La stessa risposta. Tutti hanno bisogno della scuola, hanno esigenze diverse da soddisfare, perché evidentemente diversi sono i bisogni, diverse sono le aspirazioni, ma la risposta che viene data a questo tutti è sempre la stessa, è sempre la stessa. Cioè lo Stato non riesce più a soddisfare la richiesta che c'è di scuola. Non ce la fa più. E se non ce la fa più, ma si deve rivolgere altrove. Attraverso appunto quello che si chiama il modello della scuola libera. L'uscita dal sistema napoleonico, che per forza di cose ha dato tutto quanto poteva dare, che è stato completamente snaturato, e passare all'altro modello, quello della scuola libera, che non significa, lo dobbiamo specificare questo, perché il discorso intorno alla scuola viene troppo facilmente e troppo ideologicamente svilito ad una questione di carattere economico, che invece non è. Non significa passare alla scuola dei privati, ma significa invece riconoscere libertà alla scuola. Cioè significa che si debbono e si possono aprire delle scuole libere, e che l'insegnamento deve essere effettivamente libero, perché le esigenze dello Stato, che sono esigenze di sicurezza e di utilità, non esigenze dell'insegnamento, che sono invece esigenze di libertà
e di conoscenza e di formazione e di educazione. Sono cose diverse. Ecco perché prima ho iniziato con le domande: che cos'è lo Stato, che cos'è la cultura, qual è il fondamento della matematica? Il fondamento della matematica, il fondamento della chimica, il fondamento di un giudizio di critica letteraria. Non possiamo pensare che il fondamento della storia sia il Parlamento, ad esempio, o sia un partito politico, o sia la sovranità popolare. Non lo possiamo pensare. Se lo pensiamo, siamo fuori di testa. Sono esigenze completamente diverse. Quindi c'è bisogno di riconoscere questa diversità di funzioni, che ha immediatamente poi un risvolto di natura pratico essenziale. Per concludere, il libro che ha prima indicato Ottavia Munari, scritto insieme con Andrea D'Avola, ha al suo interno una riforma della scuola scolastica, perché abolire il valore legale del titolo di studio significa fare tre cose in una. Significa riformare la scuola, riformare la pubblica amministrazione e riformare gli ordini professionali. Riformare la scuola significa capovolgere il sistema, non più esami di licenza, ma esami di ammissione. E gli esami di ammissione possono essere introdotti anche all'interno della scuola, cioè all'interno dei passaggi scolastici. La riforma dell'amministrazione, perché per accedere all'amministrazione pubblica non ci sarebbe più bisogno di avere in possesso il titolo, il certificato, ma bisognerebbe svolgere un vero e proprio esame di Stato, questo sì, questo sarebbe l'unico esame di Stato che bisognerebbe svolgere, per accedere ai quadri della pubblica amministrazione. E si tratterebbe non di un esame di Stato scolastico come è oggi, ma di un esame di Stato extrascolastico. Ma perché ci possa essere questo e perché possa essere un esame di Stato rigoroso? Beh, evidentemente lo Stato, piuttosto che fare come oggi, cioè che si rivale sulla scuola per allevare i dipendenti di cui eventualmente avrebbe bisogno, deve sapere che cosa deve chiedere, cioè deve essere in grado effettivamente di concepire e di realizzare un esame di Stato, cioè deve sapere che cosa chiedere a chi deve sostenere l'esame. La terza cosa è che gli ordini professionali verrebbero tolti di mezzo. Gli ordini professionali oggi in Italia altro non sono che la lunga mano dei vari ministeri e nient'altro. Svolgono un lavoro ministeriale, col risultato che gli ordini professionali sono delle vere e proprie corporazioni. Quindi gli ordini professionali verrebbero trasformati, diventerebbero né più né meno che delle private associazioni o delle associazioni sindacali delle figure professionali. E l'accesso alla professione può essere fatto o un'altra volta attraverso un reale e rigoroso esame di Stato, oppure attraverso un tirocinio. Perché una professione si può apprendere soltanto esercitando quella professione, quella pratica. Altra strada non esiste, altra strada non ci sta. Si verrebbe così anche a scoprire che quelle famose competenze di cui si parla effettivamente esistono, ma esistono nel campo professionale. E si acquisiscono soltanto attraverso la pratica, cioè attraverso l'esperienza dell'errore. Ma ogni volta che sentite parlare in ambito scolastico e in ambito accademico di competenze, incominciate a dubitare, perché significa che vi trovate di fronte a degli equivoci, se non addirittura delle vere e proprie truffe. Non esistono competenze. Nella scuola l'unica competenza esistente è soltanto la capacità di insegnamento e la conoscenza, ma non c'è la competenza. Si parla di competenze soltanto perché si è pensato che attraverso la guida
della scuola e il possesso della scuola si possono creare dei profili professionali da impiegare poi nel mercato del lavoro, ma il mercato del lavoro, di quelle che sono le intenzioni di un Ministero della Pubblica Istruzione, naturalmente non sa che farsene. Io mi fermo qui perché penso di essere andato ben al di là della mezz'ora o dei 40 minuti. Sì, ma ci ha schiarito le idee, come diceva Croce, professore. Non lo so se le ho schiarite, probabilmente le ho confuse, ma se le ho confuse, ognuno avrà la capacità di schiarirsene da solo. È una ecco. Necessaria. o leggendo il libro, dai, faccio un po' di pubblicità anche lei. Allora, ho raccolto qualche domanda e la prima che ho segnato è quella di Ivan Gigantelli, che come al solito può aprire il microfono e farla direttamente. Vediamo se c'è. Mi sentite? Sì, vai. Sì, no, perché sono in stazione, quindi tra un po' ci sarà casino. Allora, buonasera, bellissima lezione. Io c'è un passaggio che non ho capito o forse non è stato toccato. Avrebbe senso quindi mettere un numero chiuso per determinate scuole, tipo i licei? Questa è una domanda. No, non ha senso. Cioè, il numero chiuso è un'esigenza che esiste oggi e che viene introdotta oggi per cercare di chiudere una falla del sistema. Cioè, attraverso la liberazione vi è un eccesso indiscriminato agli studi universitari e quindi non si riesce, come dicevo prima, a soddisfare la domanda e quindi si ricorre al numero chiuso. Ma con l'altro sistema non ha senso il numero chiuso. Però intendiamoci su un punto. Noi quando parliamo di scuola parliamo di una cosa che è estremamente... che non si fa ridurre a sistema di per sé, no? Perché parliamo del fattore umano, del fattore umano. Quindi anche il passaggio da un sistema all'altro è qualcosa che ha bisogno di pratica, che ha bisogno di tempo. Ecco perché Valitut diceva due cose. Diceva uno, ahimè, diceva che la scuola italiana è nata come scuola di Stato e sarà sempre scuola di Stato. Lo diceva in maniera un poco sconfortata, vari tutti questa cosa. E poi diceva che c'è bisogno di coraggio. Effettivamente c'è bisogno di coraggio. Il passaggio dall'uno all'altro non ha nessun tipo, come dire, di garanzia. No, come se noi stessimo riformando, che vi devo dire, un'industria, una fabbrica o un sistema matematico. No, noi stiamo mettendo le mani all'interno di un laboratorio umano, per così dire. C'è bisogno di coraggio per intraprendere quella strada. Questo non c'è alcun dubbio. Chiarissimo, professore. Grazie. Ottimo. Un'altra domanda che avevo segnato, cioè in realtà era un commento nella chat, ma credo sia una domanda, però lo capiremo subito, era il commento di Paolo Paolacci. Vediamo se... Sì, ci sono, ci sono. Sì, la domanda, commento, sì, in effetti era... Allora, innanzitutto... Complimenti per la lezione. A me quello che lascia molto perplesso rispetto a tutta questa cosa non sono le cose che ha detto il professore, anzi le condivido pienamente, ma come siano poi applicabili nella realtà. Perché quando parliamo appunto di togliere il valore legale giustamente dei diploma o delle lauree, poi come si può gestire all'interno della società? Perché ormai il diploma o la laurea serve anche per dire cerco laureato per fare una cosa, cerco diplomato per fare un'altra cosa. E poi quello che l'altra cosa che volevo sapere per andare oltre era quello di dire che
a livello di scuola, qualche riforma, come per esempio la buona scuola, cercava di fare proprio questa una scuola più libera, in cui ogni plesso scolastico avesse un preside che potesse scegliere i propri insegnanti, cioè dare proprio quel senso di libertà di crescita che ogni scuola poteva imporre per i propri alunni. E quindi questo credo che sia uno dei fondamenti che mancano, come il senso che la scuola, secondo me, modestamente, dovrebbe essere quella che fa crescere le personalità dei bambini fino a farli diventare adulti, e non quella solo di plasmarli a come dovrebbero essere. Scusate, stanno andando un po' lungo forse, scusate. No, mi sembrano delle osservazioni molto calzanti. Per quanto riguarda la questione della buona scuola, la possibilità di scegliere gli insegnanti, chi è che si è opposto a questa possibilità? Chi è che si è opposto? È normale. Si sono opposti gli insegnanti. Esatto, è perfetto. Si sono opposti gli insegnanti. Perfetto, è questo il punto. Quindi perfetto. Gli insegnanti, in sostanza, gli insegnanti concepiscono se stessi come impiegati del Ministero della Pubblica Istruzione. Punto. Finito il discorso. Quello che volevo dire, esattamente. E invece gli insegnanti non sono impiegati del Ministero della Pubblica Istruzione. Esatto. Non lo so, se si sentono tali, che vi devo dire? È un dramma di natura proprio nazionale. Per quanto riguarda l'altro aspetto, cioè quello che diceva lei, cioè, ma come poi avverrebbe questa cosa con l'amministrazione? Esatto. Avverrebbe così. Primo punto, si tratterebbe di un problema di ordine pratico e quindi ha una soluzione nel suo ambito pratico e non nel suo ambito teorico. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, oggi le aziende che hanno sicuramente bisogno di personale di quadri, oppure come li chiamano, di manager, no? Che cosa fanno? Si scelgono qualcuno, entrano in contatto con qualcuno, ma poi che cosa fanno? Lo formano loro stessi, lo formano loro. Cioè loro sanno benissimo che quella persona non ha ancora la capacità di svolgere il lavoro di cui hanno bisogno nella propria azienda, ma sono disposte a prendere quella persona per formarla. Terza cosa, quando Luigi Einaudi era al Quirinale, vi era l'esigenza di assumere del personale. E quindi si fecero dei concorsi e il presidente non ne volle sapere di assumere attraverso la valutazione dei titoli, ma volle che si svolgessero degli esami in cui venisse verificata la effettiva esperienza, capacità, bravura del soggetto e si andasse ad appurare l'esistenza di quella capacità di cui si aveva bisogno. E questo è quello che bisognerebbe fare. Ora la questione è: lo Stato sa fare lo Stato? Questo è il punto. No. Questo è di fondo, è questo. Questo è il problema che noi abbiamo. Sono passati 12 anni, se non mi sbaglio, ma forse voi lo ricorderete, quando ci fu il governo Monti, senza che nessuno si spaventi, quando ci fu il governo Monti e il ministro, se non mi sbaglio, era Profumo, potrei sbagliarmi. Alessandro Profumo. Era lui. Io all'epoca curai una pubblicazione che raccoglieva proprio gli scritti di Einaudi e Balituti, ebbi l'ardire di
in una cerimonia, una cosa, di andare dal ministro e di ficcargli sotto il braccio questo scritto, perché c'era nell'aria, forse lo ricorderete, l'idea di abolire il valore legale del titolo di studio. Qualcuno di voi la ricorda questa cosa? No. C'era, a un certo punto venne preso in considerazione questa cosa. Era stata presa in considerazione. Poi, così come fu presa in considerazione, venne in qualche modo poi nascosta, abbandonata, perché evidentemente incontrarono quei problemi di ordine pratico di cui parlava lei adesso e quindi dissero: mamma mia, forse è meglio lasciar perdere, perché insomma è come andare a mettere la mazza in un nido di vespe, diciamo così, insomma. E qui si tratta di capire se si ha la capacità di affrontare quei problemi o no, che non sono problemi insormontabili. Non sono problemi insormontabili, si tratta di capire se c'è o non c'è la possibilità. Mi rendo conto che il primo tipo di sistema, cioè quello nel quale noi ci troviamo, è un sistema più comodo. Io me ne rendo conto di questo. È un sistema più comodo, perché è un problema che deresponsabilizza, non c'è alcun dubbio. È un problema che si appoggia appunto su un sistema, cioè il barile può essere scaricato di volta in volta. Con l'altro no. Vabbè. Grazie professore. Grazie. Allora, un'altra domanda di Pietro Chiappori. Può alzare il microfono e farla direttamente. Buonasera a tutti, grazie a tutti, grazie professore per la bellissima lezione. La domanda era questa, chiedevo se è possibile fare un parallelo con la sua così conoscenza e esperienza tra quello che avviene nella scuola pubblica, privata, in Italia e in altri paesi, soprattutto in riferimento ai paesi anglosassoni, e se può dirci secondo lei quale di questi modelli è più vicino a quello che lei ha definito la scuola libera? Questa è la domanda. Beh, i sistemi sono soltanto due, la scuola libera e la scuola di Stato. Questi sistemi hanno anche, per certi versi, una distinzione di natura geografica. I paesi anglosassoni, Inghilterra e America, hanno il sistema della scuola libera. I sistemi invece continentali hanno soprattutto il sistema napoleonico, cioè la prevalenza dello Stato. Naturalmente questo però è soltanto una distinzione di natura così teorica, che un poco lascia il tempo che trova, perché poi all'interno di ogni stato nazionale vi sono delle tradizioni diverse. Se prendiamo il caso della Germania, anche lì vi sono delle tradizioni scolastiche e accademiche diverse rispetto alle nostre. E poi c'è l'altro aspetto, che anche il sistema napoleonico può funzionare, cioè può funzionare meglio. È da noi che il sistema scolastico di tipo napoleonico ormai è naufragato. Questo è il punto che noi dobbiamo tenere presente. È un sistema che ormai è naufragato, ecco perché io parlo di post-scuola. E si badi bene che è un sistema che aveva come suo obiettivo principale quello che si chiama egalitarismo, ma è un sistema che, pur perseguendo la eguaglianza finale di tutti, realizza invece la diseguaglianza, perché la dispersione scolastica è ai massimi, perché la preparazione è ai minimi e perché chi ha la possibilità di frequentare delle altre scuole le va a frequentare. Ma la gran parte delle persone non ha la possibilità di frequentare delle altre scuole. Non ce l'ha.
Certo, non tutti possono andare a studiare in America, certo. E ultima cosa da sottolineare, 50 anni di istruzione scolastica significa anche due o tre generazioni la cui qualità didattica e professionale si riversa immediatamente sulla qualità della nostra vita democratica e istituzionale. E mi sembra che la realtà la conosciate meglio di me, quella che abbiamo sotto gli occhi, no? Certo, grazie professore. Il prezzo che si paga è altissimo. Certo, in questi anni lo stiamo proprio vedendo tutto, certo. Carissimo professore. Ha tempo per un'ultima domanda, Gian Cristiano? Sì, sì. Perfetto, allora ultima domanda di Davide di sotto. Vediamo se... Buonasera, mi sentite? Eccolo, sì. Sì. Prego. Dunque, io volevo chiedere a questo proposito, anche citando, lei prima faceva riferimento al ministro Profumo, io ricordo ancora che ci fu, allora io iniziavo liceo, una forte contestazione, ci furono anche degli scioperi per questa famosa legge Aprea che aveva intenzione di voler privatizzare le scuole. E ricordo che fui uno dei pochi a non aderire a questo sciopero ed entrare, fui anche linciato per questo. Io volevo chiedere a questo proposito, effettivamente, perché io di fatti un po' ero d'accordo su questa cosa, di quanto effettivamente non ci sia una non volontà a voler passare al sistema della scuola libera. Lei infatti faceva riferimento prima proprio a questa responsabilità, perché di fatti è come se andasse il sistema a delegittimare se stesso del proprio potere, perché giustamente un insegnante che non può più giudicare il suo alunno o valutarlo, di fatti è come se perdesse quel potere formale, dovendo però poi effettivamente compensarlo con un potere sostanziale, perché poi tu lo devi formare l'alunno perché possa accedere oltre. Io volevo appunto chiedere se non ci sia effettivamente poi un conflitto di interessi all'interno dello stesso sistema, cioè sia lo stesso sistema che quindi insegnanti e tutti che poi effettivamente non vogliono questo passaggio, perché la meritocrazia giustamente andrebbe a confliggere con questi interessi e ovviamente finirebbe tutta questa il problema appunto finirebbe andrebbe a fallimento l'esamificio. Questa è un po' la domanda. Grazie. Sì, senti, diceva Salvemini che gli italiani si sposano per farla finita con l'amore, si prendono la cresima per farla finita con la fede. E aggiungo io, si prendono il diploma per farla finita con gli studi. La considerazione che ha la scuola in Italia è una cosa proprio minima, minima. Diciamocelo, tanto stiamo qui, stiamo parlando tra di noi, possiamo farci pure delle confidenze. Qual è il... Nella famiglia italiana, quando si parla della scuola, che cosa si dice? Si dice, vabbè, ho capito, vai, studia quello che devi studiare, prenditi questo pezzo di carta e poi vediamo dopo che cosa dobbiamo fare. Questo è il discorso complesso intorno alla scuola nelle famiglie italiane, non lo vorrei sminuire, ma è questo. Di conseguenza, all'interno della scuola, quello che viene chiamato il corpo docente, cosa ritiene di essere? Ritiene di essere una sorta di proprietario del proprio posto di lavoro, cioè un impiegato del pubblico ministero. Allora, per rispondere però in maniera, come dire, tecnica e concreta alla questione che poni tu, se noi prendiamo un testo che è dell'Ottocento, di Stuart Mill, che dovrebbe essere proprio quello sulla libertà, quando lui a un certo punto parla della scuola, dice che laddove c'è un corpo docente, cioè ci sono degli insegnanti che ritengono di potersi dedicare a questo lavoro, ed è un lavoro secondo me di una nobiltà forse senza pari, se ci sono questi docenti che hanno questa vocazione, che possono svolgere questo lavoro, possono tranquillamente essere retribuiti dallo Stato. Possono essere retribuiti dallo Stato.
il quale deve garantire che questo lavoro si può svolgere nella massima libertà. Allora ecco, nel passaggio che va dal sistema della scuola di Stato di tipo monopolistico al sistema della scuola libera, forse converrebbe, siccome siamo italiani, fare una premessa e dire: le condizioni economiche migliorano e non peggiorano, non sono toccate, cioè lo stipendio dei docenti non è toccato. Fatta questa premessa, forse si avrebbero delle possibilità in più di discutere la questione nel merito. Grazie mille. Grazie professore. Beh, se posso fare una battuta, quando ha parlato dei discorsi insomma che si fanno sulla scuola a casa, per non parlare del gruppo genitori WhatsApp. No, lasciamo. Vede, lo so, va bene. Allora io direi che possiamo chiudere qui e, nulla, io la ringrazio tantissimo Gian Cristiano, guarisca, ci vediamo presto a Roma e mi ha fatto molto piacere avere questa lezione con lei, perché sa quanto insomma, da quando l'ho conosciuta la stimo davvero molto e oh, ha ricevuto molti complimenti, quindi grazie, in chat, quindi ottimo. Grazie a voi, speriamo magari di potersi vedere una seconda volta. Ecco, sì, quando faremo la presentazione, Gian Cristiano, del libro, saranno tutti invitati. Del libro, sì. Va bene, ottimo. Grazie professore. Grazie a voi, grazie per la pazienza. Grazie. Arrivederci, buonasera, auguri. Ciao, grazie.